Rise of Insanity. Non pensavo di dirlo di nuovo, ma questa non è la demo. Questa non è la demo. Quindi. Quindi vediamo dove ci porterà. Aspetta, aspetta, non me lo voglio troppo risalto. Questo gioco contiene scene di paura che non ho letto perché ero impegnato a spavare sugli achievement. Veramente non mi ricordo un cazzo. È Anthem. Partiamo proprio così. Ok. Va bene. Devo. Ok, stavo cercando di imparare i tasti. Un cazzo. Ho detto. Perché mai gli occhi dovrebbero essere in quella maniera? Che succede? Aspetta, devi stare bene. Oh. Aspetta, prima di leggere la cosa. Che se non sbaglio era tipo l'obiettivo, una roba del genere. Perché sono passati praticamente 2 anni dalla demo. Mi sono cacato addosso. Ok, questo libro fa attivare qualcosa. No, ascoltiamo. The patient's data. Edward, 41 years old, day September 1st. I know Edward as far back as I remember. He worked as a gardener in our neighborhood. From the preliminary interview, I got to know that he suffers from a dream disorder. He has constant nightmares and can't sleep well. As well as a memory disorder. Sometimes he doesn't remember what happened a couple of days or hours ago. I have some suspicions connected with his case, but it's too early for the detailed diagnosis. L'allevamento a tassidermia degli uccelli di Richard Berman per il suo 7º compleanno. Tanti auguri, Stefan, papà. D'altronde, tipico regalo di compleanno. Ok. Non posso prenderlo niente.
Io non mi ricordo un cazzo. Sì, non mi è rimasto particolarmente impresso, devo essere onesto. Cioè, mi ricordo di aver visto queste ambientazioni almeno una volta, ma... Non vado oltre il... Ah, io questa ambientazione l'ho già vista. Sinfonia della follia. Telefono e ti telefono casa. Ok, specchio. Lo specchio serviva a qualcosa, eh. Va che gli occhi sono neri nello specchio. Va che incubi la notte. Donut Cross Crime Machine. Tipo Poltergeist. Sono tutte le stesse foto. Cara signora Lowell, le ricordo che mi ha dato la libertà di gestire una parte del giardino. Ho deciso di piantare soprattutto dahlia che è risaltata con fiori clematis. Tutta sta circondata da papà Vivi anche sarà iniziata Edward. Hello? Come fai ad avere 5 educazione fisica, amico mio? Ho io la sufficienza, nel senso. Andiamo al telefono. Caricamento. È in ospedale. Mi rendo conto che non ci sentiamo da tanto tempo. A causa del lavoro e della famiglia non ho mai molto tempo. Spero che tu stia bene. Com'è stata tua moglie, Berta? Adesso sto seguendo il caso di un paziente, Edward, cognome ma sfocato, 41 anni. Lamenta di problemi di insonnia e di memoria. Ha notato dei piccoli tic. A volte scatta improvvisamente e muove il mignolo sinistro. Mi ha contato del suo incubo che ancora lo sfinisce. Si ricorda solo di un sogno. Dice che cerca di uccidere sua moglie e suo figlio. Non riesce a farlo, immagino. Perché si sveglia sempre prima di compiere l'azione. È strano perché Edward scappa e non ha figli. Cosa ne pensi? Credo che sia inizio di una schizofrenia o disturbo. Schizofrenia non ha 2Z. Per comprare, perché magari spottanate. No, andiamo solo. Ho disturbo della personalità multipla. Tu hai più esperienza nella psicopatologia, il mio piccolo di Stephen Dowell. Ok. Patient Edward 41, day September 11th. L'altro giorno. Patient has told me about his dreams where he tries to murder his wife and child. As far as he said before, he's a bachelor and he hasn't said anything about children. It could be some traumatic memory from his childhood. I have to get to know about it during our next meeting. It is a harder case than I expected. Some symptoms indicate that the patient can possess multiple personality. But these are only suspicions. I have to ask my friend, Abraham. Vengo all'obitorio per... Ok. Quindi, let's go all'obitorio. C'è un enigma da fare. Qui siamo all'ospedale e c'era un enigma da fare.
Ne sono praticamente certo. Ok. Ah, fa in automatico. Manco più scegliermi. Posso anche scegliermi il piatto. Hello? Oh mio Dio, l'accendino? C'è un accendino in sto gioco, no? Non vado errato. La chiave del soccorso si trova dove è iniziato il suo viaggio. La cosa più infernale di questa è che manca la virgola. Oh mio Dio, mi serve. Ah, avevo il codice, il codice. Ho reagito bene. Non si vede un cazzo comunque. Perché una cuffia devo togliermela. Allora, fammi leggere. Una chiave del suo cuore si trova dove è iniziato il tuo viaggio. La stanza iniziale. Let's go. Quindi c'è un 6. Wait. Controlla la vista della stanza numero 6. Sei due nove. Me lo ricordavo un po' più complesso. Forse perché sono da uno. Vedi, sono da uno adesso. Dobbiamoci 2 anni fa. Cosa giornata? Non ho fatto praticamente molto, anzi ho. Ho finito un film di merda oggi. Ho
Vieni in merda. Ci ho pensato adesso, no? Ma abbastanza ripetitivo, figa, il terzo horror, che conto. Perché? Controllo. Apri 40 scaffali a credenza. Che aveva Platinum un gioco su Steam? Trova tutti gli appunti adatti a te. Non mi ricordavo di aver comprato la ESFR. Ho comprato la ESFR. Ci ho anche già giocato, ma. Questa che è la versione completa potrebbe finire flop. Stasera l'abbiamo fatto. No, io sono tentato di aumentare la luminosità perché è invivibile. È peggio di Agony. Così sto pure. Porterò di nuovo anche Agony. Porterò di nuovo, porterò Agony. Perché voglio rigiocarlo assolutamente. Voglio adesso qu quanto è peggiorato. Se è meglio di quel che ricordo. Perché me lo ricordo come lo schifo della merda. Ma magari sbaglio. Se non sbaglio lui mi attaccava. Beh, in un certo senso mi ha attaccato. Figa cosa. Peccato che io stia perdendo diottrie su diottrie. Hello? Io ho già giocato questo gioco. Nel Nintendo 2 anni fa con la demo che piratai, ma. È l'Iosphere questo. Ed è un giudizio a cui sono arrivato dopo 20 minuti. No, non playerò with you. Certificato di morte, nome del ceduto, Tiruzawa, età 7, sesso M, no, non B, attenzione, sai quello che dici, siamo più di due generi. No, era completamente decontestualizzata sta battuta, però vabbè. Luogo di morte, casa di famiglia, causa della morte, strangolamento.
Oh, parte nuova. Ma avevo fatto a farci su ben due video. Allora, abbiamo sbloccato quella. Ah no, avevamo visto anche questo. La luce splende nell'oscurità e l'oscurità non la supera. Ah, lol, è un game over. Theodore Evelyn Mosby. Mancano i fusibili. Andiamo a prendere i fusibili. No, col cazzo, c'è anche questa. Devo fare poi piazza pulita di tutte le foto che faccio giocando. Perché non avete mai idea di quanta roba io abbia. Effetti preoccupanti del nuovo metodo di trattamento. Metodo di trattamento del dottor Stephen Dowell per i disturbi psichiatrici seri consiste nel sottoporre il paziente all'azione di forti stimoli visivi. Il paziente viene messo in trance ipnotica, durante la quale egli rimane faccia a faccia con le sue paure e i pensieri più profondi. I risultati del trattamento comunque sono lontani dall'aspettativa. Finora, dopo le sessioni terapeutiche con i film dell'orrore, i pazienti sono caduti nel... con i film del dottore, i pazienti sono caduti nell'apatia, in depressione o hanno vissuto attacchi di epilessia molto tempo dopo l'appuntamento. L'associazione primaria dei psicologi sta osservando il dottor Stephen Dowell con ansia e sta pianificando di incontrare l'autore di questo esame controverso. Caro Stephen, mia moglie sta molto bene, come al solito. Andiamo a nocere la questione. Dovresti ricordarti che abbiamo avuto un caso simile nel passato. Era il caso di nome sfocato, cui aveva preso parte. Siamo beati di lavoro, potresti essere dimenticato. Credo che dovresti, usando i suggerimenti, aiutare il tuo paziente a finire il sogno. L'ipnosi può essere troppo invasiva. Prova a chiedere il suo passato. Accettare gli eventi traumatici può essere un buon inizio per raggiungere. Per ricongiungere le sue personalità, in attesa di una tua risposta, saluti, Haber. Perché tutta sta roba nei sotterranei? Vabbè. Dinosauri plastici. Un ragno? E un disegnino. Quelli da psicoterapeuta. Sedia? È l'episodio 4 di Life is Strange, The Room. Adesso arrivo l'insegnante e ci scatta le foto. No, era il quinto. È il quinto. Non mi ricordo. Esce la remastered quest'anno e non so se effettivamente comprare la remastered o il nuovo. Probabilmente comprare il nuovo. E la remastered magari l'anno dopo. Quindi... del 2022, sappiate, preparatevi.
allora alcuni sono in inglese anche lì. Fantastico. Innanzitutto preparatevi per vedermi piangere con Life is Strange. Perché voglio rigiocare. Sti cazzi, ho sempre detto che non mi sarei mai rigiocato i giochi con più scelte. Però sono un ipocrita. Allora, il top è morto. Ale, 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 mi fai vedere la foto, eh. Vediamo, vediamo. Questo io in posizione, mi mancano. Questo che va qua su. No, ma sono cambiati. No. Ah, beh, aspetta. Idraulico. Dov'è il mistero del fuoriuscita dallo scantinato? Dio mio. Ma era veramente così banale. Madonna. L'ammetto, non me lo ricordavo così banale. Cara signora Dowell, sono felice che le piaccia la mia composizione di fiori. Ho ricevuto le sue osservazioni e le ulteriori raccomandazioni. Pianterò rododendri, come ha detto. No, deve piantare Scarlet Castle. Devo andare fino alla serra in macchina. Alla serra in macchina per trasferire i semi, merda. Il filtro antipop non era d'accordo. Spero che non le dispiace. No, perché mai dovrebbe. Ok. Tanto tempo, due interazioni e... da quest'incubo. Dicevo, tempo 2 interazioni e si... e si accende il telefono. Beh, la famiglia... il padre è il padre di Kyle. E lui, nel senso... Ok. That Eddie suffers from a very mild split personality disorder. The other personality hasn't shown yet and hasn't taken him under control. There are only problems with memory and mild tics. I have to think about the kind of therapy I will apply. Bye-bye. Merda, volevo che... Okay. No, pensavo dovessi mettere giù di più. Attenzione, mi ha stupito. Aspetta. Cazzo. Anche il nuovo Amnesia devo giocare. Oh mio Dio, no. Eccolo. Mi sono appena ricordato del nuovo Amnesia. No, quella merda mi aspetta adesso. Questa parte è nuova. Trova tutti i disegni di tatti. Beh. Io sto giocando con banche per PS4. Adesso. Anche se fa... Ah no, col cazzo c'è anche questo. E anche se fa cacare, perché... Bello, non è?
Vedo il gioco per prendere tutti i sitofai, ma quando mai mi è capitato? Ma non li avevo già trovati tutti i disegni di Teddy. Quanto pare no. Voglio finirmelo tutto in una run perché... Questo è uno di quei giochi che va finito tutto in una run. Cazzo accade. Madonna, ha ricevuto 30 ferite da coltellamento, mentre il bambino è stato strangolato nel sonno 2 giorni dopo. Beh, giustamente. No, mi dissocio.